Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Le letture che abbiamo letto questa sera, sicuramente il Vangelo, sono un po' drammatiche, si comprendono un po' l'una con l'altra e aprono un orizzonte di riflessione che è un po' impegnativo, diciamo così, un po' serio, ma necessario. San Paolo, nella sua lettera ai Romani, si rivolge fondamentalmente sullo sfondo agli ebrei. Brevemente bisogna capire qual è il contesto del suo discorso. Continua a ripetere che noi non diventiamo giusti per quelle che lui chiama le opere della legge, ma per la fede in Cristo. Cosa significa questa frase? Nella religione ebraica, giudaica, c'era questo, diciamo così, principio di fondo. Se io voglio andare in paradiso e salvare la mia anima, devo prendere tutti i precetti della legge che c'erano nell'Antico Testamento, quelli scritti nella Bibbia e quelli elaborati dalla tradizione giudaica, che in totale erano, pensate un po', 613, alcuni anche abbastanza, che se ricordiamo noi oggi con gli occhi del nostro tempo ci fanno un po' sorridere, tipo lavarsi le mani prima di pranzo, poi fare il bagno rituale se hai toccato un cadavere, cose di questo genere. Se tu fai tutte queste cose, vai in paradiso. Ora capite, San Paolo si trova in mezzo ai Romani. Questa convinzione ebraica, che se voi pensate, e fate attenzione, è anche una manifestazione di superbia, perché è un modo per dire a Dio: beh, tu hai detto queste cose e io mi salvo da solo, capito? Basta che faccio bene tutti quanti i compitini e poi me ne vado in paradiso. Solo che c'è un problema, che Dio Padre ha mandato suo figlio Gesù Cristo sulla terra, non a farsi una passeggiata, ed è morto in croce versando il sangue. Allora San Paolo dice: senti un po', ma se tu ci avevi i tuoi bei 613 precetti, d'accordo, te ne vai in paradiso, Gesù Cristo che ce l'ha da fare in croce? E questo lo rivolge anche a noi, adesso vedremo, che ce l'ha da fare? Ce l'ha dato perché era necessario, perché di quel sangue versato, dice, diciamo tra poco, durante la Santa Messa per voi e per tutti, noi ne abbiamo bisogno. Quindi nessuno entra in paradiso in virtù di opere buone che compie a prescindere dalla salvezza operata da Cristo, ma prima accogli Lui, ti riconosci peccatore, ti fai lavare e una volta che Lui ti ha rimesso al mondo con la giustificazione che ti dà nel suo sangue, certo che tu potrai fare con l'aiuto della sua grazia qualche opera buona che sarà a Lui gradita perché appunto compierà nel suo nome. Questa è un po' la sintesi. E vedete Gesù con questa mentalità un po' ostinata e autosufficiente, superba dell'ebraismo del suo tempo, si scatta con parole anche abbastanza forti. Immaginate Gesù che era la mitezza fatta persona, la dolcezza, la bontà, che dice: guai a voi che costruite sepolcri dei profeti, i vostri padri li hanno uccisi, guai a voi, e ancora guai a voi dottori della legge, cose brutte, dottori della legge sarebbero state le guide dell'Antico Testamento, che avete tolto la chiave della scienza, cioè a quelle povere persone che vogliono conoscere un pochino il Signore e che voi dovreste aiutarli, anziché aiutarli, li aiutate a cascarli, così voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare avete impedito. Questa brutta mentalità, guardate che adesso questo che c'entra con noi, vi faccio subito riflettere su una cosa. Voi pensate a una persona che non va a messa la domenica, senza fare un giudizio, cioè lo sappiamo dal catechismo, ma perché è peccato mortale non andare a messa la domenica? Ci abbiamo mai pensato? Molti non ci credono che lo sia, ma lo è. Perché è peccato mortale non andare a messa la domenica? Perché nella messa si rinnova il sacrificio della croce, cioè che uno ci creda o non ci creda, che uno lo voglia o non lo voglia, 2000 anni fa Dio è venuto sulla terra, non è picco pallino. Gesù è Dio fatto uomo e ha sofferto, tra l'altro nella sua dimensione visibile, basterebbe quella, una passione, una morte orrenda, e ha spiegato perché lo ha fatto. Lo sentiamo nella parola della consacrazione: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, cioè siete voi che ne avete bisogno, non io. E questo è il calice del mio sangue, l'ho versato fino all'ultima goccia di sangue, che è stato versato per voi e per tutti in remissione di peccati. E guardate che se Gesù Cristo non fosse morto in croce, non ci sarebbe una sola persona, una, che dopo la morte avrebbe potuto avere l'accesso in paradiso.
In questo vale sia che uno ci crede, sia che uno non ci crede, sia che uno vuole, sia che uno non vuole. Allora, perché la nostra era andata a messa la domenica? Perché è come se tu stessi dicendo, bene, Gesù Cristo è venuto, è morto per me, e a me che me ne importa? Io ho altro da pensare. Cioè, Gesù non ha istituito la messa, capite, perché vuole che tutti vadano a rendere un culto a lui, d'accordo? Come se lui avesse bisogno del nostro culto. Che ha bisogno del nostro culto, Gesù? No, quello l'ha fatto per noi. E l'uomo deve umiliarsi dinanzi a questo, capite? Deve dire, Dio è morto per me, ma non ci sarà qualche problema? Ci avrò forse qualche problema di cui mi preoccupare? O no? Posso rimanere indifferente dinanzi a una cosa di questo genere? Soltanto rimanere indifferente. Noi siamo nati in Italia, capite? Non siamo nati nel Biafra. Tutti più o meno sappiamo chi è Gesù Cristo, capite? Almeno un'idea confusa ce l'abbiamo. Rimanere indifferenti dinanzi a una cosa del genere, pensiamo che non sia peccato. Qualche giorno fa abbiamo celebrato la festa di Santa Margherita Maria la Cocca, quella a cui è apparso il Sacro Cuore di Gesù. E quella è, Gesù gli ha detto, ecco il cuore che ha tanto amato il mondo. E gli uomini che ci fanno con questo cuore? Come mi ricambiano? Se mi va bene, un po' di indifferenza, non gli importa niente a nessuno. Se va peggio, sacrilegi, offese, peccati. Se va peggio ancora, persecuzioni. C'è chi lo vorrebbe ancora oggi morto, Gesù Cristo, con la Chiesa. Capite? Però dietro questo atteggiamento c'è sempre il problema dell'uomo che pensa di essere autosufficiente, di poter fare a meno della salvezza che Dio ti offre. Non te la impone, te la offre. Siccome te la offre, spetta la tua responsabilità riconoscerla, accoglierla, farla tua e agire di conseguenza. Se non lo puoi fare, quella salvezza rimane lì, ma non arriva fino a te. Capite? Ho detto già nei giorni scorsi, domenica concludo, che la formula della consacrazione del sangue di Gesù stanno ancora litigando in congregazione del culto divino, perché in italiano si legge versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, mentre in latino la formula è pro vobis et pro multis et fundetur, cioè versato per voi e per molti. Ma per chi l'ha versato il sangue Gesù? Per tutti o per molti? Ho già detto nei giorni scorsi, per quello che dipende da lui, lui l'ha versato per tutti, ma siccome non tutti beneficeranno di questa cosa, perché molti se ne infischieranno e se ne infischieranno fino alla morte di quello che Gesù ha fatto per loro, quindi non beneficeranno della salvezza che lui offre e non saranno salvati e renderanno inutile il sangue versato da Gesù, e quindi non saranno tutti che andranno in paradiso, saranno molti, e non perché Gesù non ci rivuole, ma perché non hanno accolto la salvezza che lui gli ha offerto. Vediamo Maria Santissima dinanzi a queste letture che sono belle, però ripeto impegnative, e che ci interpellano, ci noi la grazia di renderci conto del dono immenso che il Signore ci ha fatto dando il suo figlio per lui, di accoglierlo nella nostra vita, di essere grati nei suoi confronti e riconoscendo, semplicemente accogliendo i suoi doni e ricambiando con il nostro amore e con una vita degna dei suoi insegnamenti il tutto che egli ci ha donato per la nostra salvezza. Siamo notati Gesù e Maria. Grazie.